presentato il pre-dossier per i Giochi Olimpici di Torino 2026. Siamo arrivati finalmente all'epilogo di questa avventura. Io vorrei fare una presentazione brevissima e sintetica di un documento che ci tengo a sottolineare è oggetto di una forma di gara. Deve essere concepito come un progetto che è in competizione con altre due città. Siccome è ancora in elaborazione la decisione del CONI e quella evidentemente anche del governo, ritengo che si debba avere l'opportuna quota di riservatezza. Quindi oggi è più che altro la presentazione, magari dalla nostra voce, di quello che è un progetto importante. Il progetto di Torino, delle Olimpiadi 2026 di Torino, riteniamo che sia forse il progetto più credibile. Il CONI deve determinare la scelta e poi l'Italia parteciperà con gli altri candidati a livello internazionale. E vincente Torino e le valli montane, perché esistono una serie di punti di forza di questa manifestazione olimpica, di questo progetto. Quello che è il patrimonio strutturale, infrastrutturale e immateriale che abbiamo è un valore enorme, che ci permette anche di riuscire a fare un progetto di riqualificazione complessiva degli impianti che abbiamo e di progettualità su il territorio. Progettualità che intende un'area vasta. Quindi questo progetto di Olimpiadi è nato di concerto tra la città di Torino e le valli olimpiche in un modo molto corale, molto forte e strutturato. Ed è un progetto che si sovrappone perfettamente, proprio perfettamente, sull'agenda 2020 del CIO, che è un'agenda che si basa su dei criteri stringenti a livello ambientale, naturalmente. Ci sono sulla città dei progetti di rigenerazione urbana, sulla montagna della rigenerazione e anche del coinvolgimento della popolazione e del tessuto urbano esistente. Allora, ribadisco che è uno studio di fattibilità. Diciamo che la sintesi sostanzialmente batte intorno per la realizzazione dell'evento a 1 miliardo 178 milioni di euro come evento olimpico, un po' sotto quella che era il risultato delle precedenti Olimpiadi, ed è sicuramente frutto di una serie di ragionamenti, di analisi parametriche su quelli che sono gli ultimi eventi olimpici, quelli che sono stati gli eventi olimpici precedenti del 2006 e quelle che possono essere delle politiche di ottimizzazione che non sono espresse ma sono fattibili rispetto all'esperienza vissuta. All'interno di questa proposta di candidatura ci sono elementi di grandissima innovazione rispetto anche alle edizioni passate. I punti di forza sono punti di forza perché cercano di superare quelle che sono le legittime preoccupazioni di chi in qualche modo non è sempre certo di voler come territorio ospitare un evento di questo tipo. Lo dico perché uno dei temi centrali del nostro dossier è sicuramente l'attenzione all'ambiente. E in questo la nostra proposta è unica. Ambiente che significa zero consumo di suolo vergine, rigenerazione e riuso degli impianti esistenti, infrastrutture già pronte. Non solo dal punto di vista dei costi, ma anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, non solo perché non costruiremo nulla nelle montagne, ma anche dal punto di vista dell'impatto dei cantieri. Potete immaginare che un'Olimpiadi che non prevede interventi forti e strutturali ha sicuramente un impatto economico, ma anche un impatto importantissimo dal punto di vista ambientale. Logistica e mobilità innovativa, ospitalità diffusa in strutture esistenti, inclusi bed and breakfast. Sarà tutto pronto per il 2024 e questo ci dà un tema e un punto di forza non da poco, perché ci permetterà di poter lavorare meglio sulla gestione del posto olimpico. Non è un evento che si limita ai 15 giorni. Come diceva l'architetto Sasso, si sovrappone in modo perfetto rispetto alla programmazione di Torino 2030 e la programmazione urbanistica, ambientale e di obiettivi strategici della nostra città. Quindi c'è un'assoluta fusione dove uno non prevale sull'altro e lo sforzo che è stato fatto di tenere insieme queste due vocazioni è l'elemento di forza, credo, di questo dossier.